Gara 2 BDB potente e veloce, quindi ci aspettiamo ancora una volta una gara emozionante come è stata la 1 e come sono state le due gare della leggenda leggera, no Francesco? Intanto credo Sì, che ci siano c'è comunicazioni di delle servizio cose da per quanto segnalare. Allora, riguarda del problema Deo e Piano. tecnico, sì, Mauro Piano, problema credo elettronico e non è schierato in griglia, mentre del Deo purtroppo confermiamo che il problema tecnico è risultato importante, mentre Nicola Storavelli è presente, dopo la caduta Perfetto, comunque quindi hanno ripristinato la moto, recupera dalla eccoci. caduta. Nicola Sorovelli, ci siamo, eh? Semafori che si accendono, partiti, partiti in questo momento. Parte ancora una volta velocissimo il buon Ivano Bene. Pigliacelli, BRT Prototipi in un qualche modo cerca di infilarsi di Teodoro, ma chiude subito la porta Ivano e comincia a prendere il largo, comincia a prendere il largo. Intanto inquadratura per Bucatore che anche in questa occasione Francesco si ritrova alle spalle di un super di Sì, Teodoro. parte. Sì, sono partiti così. Per la seconda volta la fotocopia di gara 1. Vediamo un po' Ci se c'è sono, subito un attacco. No, pensavo arrivasse guarda, un po' più un po' più sì, sotto di subito, sì, Teodoro, eh? La invece sensazione era quella, ma sì. lì parliamo di una vecchia volpe molto molto veloce come Ivano, vedi come Sì, entra decisissimo su ogni sì, sì. curva, non lascia un centimetro, tanto c'è qualcosa che Sì, vola, ho per fortuna visto nessun un pezzo, problema. qualcosa. Boh. No, no, no. Notare gara 2, un po' tardi, vedere il sole com'è Comincia a più scendere, basso. d'altronde Sì, un vediamo programma dietro. orario ricchissimo quello di questo weekend, Dietro, no? dietro. È Perché un po' impegnativo. Sì, beh, tutti monoruota, attenzione intanto divano. Ecco Vocaturi che passaggio, prova Vocaturi, non ce l'hanno attacco fatto alla prima vedere. staccata, Porca attacco alla miseria, non prima ce l'hanno staccata fatto di vedere. Vucaturix. Non ce l'hanno fatto vedere, mannaggia. Non può essere inquadratura, Non è passato, passa, non è no, passato, niente, non è niente. passato. Ci guardano, Però passa qui, vediamo. Passa qui. Non è un po' passa, sono sì. affiancati, non passa, non Di passa perché vedo l'ombra, infatti. Cambiano le Teodoro non traiettorie, molla, non cambiano molla la presa. le traiettorie, si stanno scaldando, qui Vocaturex. Nessun timore da parte di Teodoro, c'è da dire che Sì, assolutamente beh. non teme. Per quanto riguarda il gruppetto degli inseguitori, abbiamo in quarta posizione Bernardi, Bernarelli, Rovelli, Nicola Sorovelli incappato nella caduta in gara 1, si sta difendendo alla grande, al momento è sesto, quindi Ficarutta. Duello Francesco, duello Aprilia, intanto ancora un bot per Pigliacelli, duello Aprilia, abbiamo visto in precedenza Ceci Preolere, in questo caso invece Ficarotta sembra adesso c'è stare Ficarutta che va avanti. avvantaggiato. Sì, vediamo come evolve durante. Sono comunque 10 giri che sono, non sono pochi, eh. Assolutamente, d'altronde sono i secondi 10 giri di questa domenica a Parma, per cui è chiaro che la stanchezza comincia a Vocaturi farsi di nuovo, sentire. ecco. Non si sente Perpino però, nonostante Vocaturi Vocaturex, appunto, come detto più volte, si vuole trovi ogni domenica stare in avanti, sella. però ha sbagliato un pochettino, è arrivato un po' lungo. Però Tanto. tiene Sì, botta sì, intanto sì. Bernarelli. Attenzione a Bernarelli. Bernarelli perché il duello interno dei saponettari, Bernardi, a questo punto vede un po' prevalere Vernamix, Sì, pilota più c'è esperto sicuramente di Ignix, Fabio. sì, davanti, però siamo comunque al terzo passaggio. Tu dici quindi Comunque, cominci a beh, vedere già una stanchezza eventuale no, del buon no, non dico Bernarelli, assolutamente questa eh? perché a livello fisico sta bene il mix, quindi. Non mi Sta permetterei bene, mai. diciamo No, che che le tante primavere ci Bernardi sono per il però, eh. device è un bello profiler, come chiamiamo noi. Quindi tanto vediamo, comunque la Ecchia X entrano forte. Ecco l'onboard di Ficarotta L'Aprilia che di Ficarotta, sì. davanti a Rovelli, se non sbaglio. Vediamo un po'. Vedi che il sole è fastidioso in quel punto, Arriva in maniera un po' trasversale. Senti, per quanto no, non riguarda è Ficarotta, però, Rovelli. possiamo No, dire era che Gregory Penna. comincia Era Gregory Gregory. Penna, sì. Lo vedevo Dicevo, a dalla proposito di moto. Aprilia, comunque, è interessante vedere che comincia a muoversi in maniera interessante il mondo Aprilia intorno alla BDB. Assolutamente, Possiamo dire. cioè, ne stavamo già parlando anche con Gabbro e gli stanno arrivando molte richieste per effettuare il campionato. Ecco, intanto Ficarutta da fuori Ecco. per fare il campionato nel 2021, quindi motori, cose. Un giorno mi ha chiamato Gabro e mi ha detto: Francesco, ma è possibile? Mi stanno arrivando tutte le richieste. Io ho detto: caro Ma sai, Gabriele, spesso c'è bisogno di vedere che le cose ci siano, no? Per sì, cui il sì,
quest'anno Sì, così strano, indubbiamente. questa divisione, questo fatto, insomma, anche noi abbiamo qualche problema a partire, siamo partiti un po' in sordina. Devo dire che i fatti ci hanno dato poi ragione, no? Perché la realtà c'è, esiste, è viva e Assolutamente, siamo vegeta, vivi e per cui. vegeti nonostante tutto, nonostante il Covid, nonostante noi ci siamo e siamo operativi nei trofei Modestate che ci danno un gran spazio e ci permettono di... intanto qui si sono un po' Si stanno allungati, sì, sgranando, eh? ci Beh, sto giro permettono, per ritornare evidentemente. al discorso di prima, di trovare il nostro terreno, il nostro spazio, giusto, no? Quindi... Assolutamente, di fortificarci per un 2021 che insomma siamo sicuri sarà ancora più Segnalerei interessante. Bassetto che sta praticamente in bagarre con Ceci, che dovrebbero girare presso a poco similari come tempi. Intanto Ivano davanti, gran staccate, olè, cambio di direzione. Beh, qui da veramente da maestro, come si suol dire, Ivano, cioè. Sì. Beh, Sì. guarda, c'è veramente la sensazione Sì. della forza, no? Nella guida, Sì, poi della. è morbido comunque, cioè non morbido, nel senso adesso non sta neanche forzando tantissimo. Intanto, vedi, on board notare i moscerini Gregor, esatto, insomma, un po' una strage su quel sì, sul cupolino, magari cupolino bisognerebbe di ritirare una Gregory. boletta. Belli Anche però perché con questi. questo sole decisamente non è No, non bellissimo, non deve essere aiuta un per granché, niente, non no, aiuta. no, no, assolutamente. Dicevo bellissime le riprese col drone che sono una novità per questo 2020, no? Dai ragazzi che collaborano qua con Filippo Del Monte dei Trofei Modestate. È Sono una bella novità che rende onore e merito non solo ai piloti ma anche ai preparatori. Quanto potranno essere contenti gli uomini della BRT, Francesco, per questo weekend? Normalmente. stanno facendo come dico io, bottino pieno, no? Quindi assolutamente loro sono straimpegnati, però la fatica viene Assolutamente comunque ripagata. Intanto ripagata. Beh, eccola la preda di Picarucca. partito alla grande, devo On dire, board, soprattutto sì. su Ceci, se l'è proprio magnato. Evidentemente, Oh, sai, dopo gara 1 attenzione ha che voluto rimettere un ho visto un po' po' in chiaro. una bagarre col mix e... Intanto vediamo partenza Bassetto. Una bagarre col Mix e Bernardi lì davanti, se non sbaglio. Sì, hanno cominciato subito a battagliare. Sì. Invece, Bassetto un po' più cauto in partenza, meno aggressivo, ha poi nel corso dei giri invece tirato fuori veramente Partenza i denti. di Sì. Gregory, vediamo. Impennatina, Sì, sono impegnatina, 8. 998 si impenna pure Easy, sembra, quindi... Però dai, comunque pure lui, ecco, un po' largo anche Buona, lui è andato buona. perché comunque... La prima Questo è curva, un insomma, stai punto sul chi va sì, là, eh? La prima curva si che sta sul chi va là. devi Vediamo un conoscere po' quel punto, questa quella staccata è particolare. partenza dal drone. Bella, comunque, bella. Bella, bella. Le partenze col drone non male, devo dire, Non male, partenze col drone, eh? Sì, godiamocene che riusciamo a sì. vedere tutte le moto con l'inquadratura del drone, perché saltranno ho paura che poi Bellissimo, saranno super slow talmente tante che motion. diventerà difficile, no? Vederle tutte Bellissimo. quante, sì. Su Ivano. Ancora Ivano, ancora questo 18 che non lascia scampo e No, ancora Leonardo Pier Piergiovanni, Giovanni, sì. invece la passione vera, 664, Sì. passione dell'amatore, no? Che comunque Eh sì. Ed continua a divertirsi e a divertire. ecco anche Qui Pino, che in buon pure lui, Vacaturex, insomma, di passione ce n'ha, pure Pino. assolutamente. Oltre Diciamo ad avere che anche un bel manico ormai, come diciamo, insomma, sta sempre lì davanti a battagliare, quindi... insomma, pure buttarsi dentro un National Trophy, no, come gara, non è da non è poco, poco, no, no, non è poco, assolutamente. grande. E qui a Quel proposito di gran mix. manico, parliamo di un pilota che ha calcato veramente la scena Beh, nazionale e non solo, il c'ha buon un Vernarelli. bellissimo stile di guida Vernarelli, io lo adoro perché è proprio un vintage estremo, vedete come piega la moto, ma lui rimane avvitato sopra, molto bello da vedere, completamente controcorrente se si vuol dire. E vediamo qui Ficarotta con questa Aprilia, con le forche a pacco, funzioneranno le forche, sembra che ammortizzano. Sì. Credo che sia in squadra, non vorrei dire, ma sia compagno di scuderia del Buonporta Ficarutto, o sbaglio? Di Massimiliano?
Massimiliano No, no, Porta. ti stai, No, chiedo ti stai scusa, confondendo. è vero, mi È confondo, mi confondo. È De Sì, Massimiliano De Sì. Massimiliano De Sì, Sì, perché che invece è sono, compagno di beh, scuderia. comunque sono tutti e Sì, due sì, sì. sardi. Intanto abbiamo visto adesso un passaggio Sai, fra isole ho meridionale. un po' confuso le isole, Beh, ma si danno giustamente una mano per Picarotta. quel che possono, quindi sono diciamo insieme nello stesso team, no? Hanno, mi pare, Maurice Garage, Maurice tutti e Garage, due, Maurice sì. Garage. Intanto prosegue la corsa in solitario di Ivano, vediamo quanto la sagoma del numero 18 sia ormai lontana, no? Inquadratura on Sì, è lì board Pino, però dalla comunque moto insomma di non è che Vocaturi. rallenta più di tanto, perché dietro comunque lo ricordiamo c'è Di Teodoro che sta pure comunque lui avvelenato. Sì. E vediamo quanto gap. Evidentemente, No, non si riesce a direi capire che il gap. a occhio nudo siamo abbondantemente sopra i 4 secondi. No, sì, dicevo Direi. tra Vocaturi e di Teodoro, volevo cercare di Guarda, secondo me quantificare. rispetto a gara Sarà più o meno come 1, Ivano e Pino il distacco. sì. Direi che rispetto a gara 1 di Teodoro questa volta, come dire, o forse è stato più aggressivo Vocaturi, o forse lui è un po' meno aggressivo. Lui, fatto sta che in Beh, questo momento il comunque due distacco gare, c'è diventa da dire che importante. due gare sono impegnative, cioè Sono a livello fisico. impegnative. Poi ricordiamo che Di Teodoro, lo stavo dicendo prima, ha una moto 1220 del BRT, quindi insomma un bel mezzo che non ha niente a che dire. Beh, no, è di più, però lo distacco. Lo stavo vedendo adesso, è di più, Abbondante, abbondante, sì. sì. Ha un po' mollato, ma evidentemente a questo punto si è reso conto che Vocaturi non Ne voleva aveva di lasciare più, spazio esatto. e quindi va ad amministrare Di Teodoro, che poi comunque, parliamoci chiaro, gran weekend anche per lui, perché comunque si va a posizionare ancora una volta in terza posizione Intanto assoluta volevo e segnalare qui è l'onboard soprattutto. di Vernarelli, no? Ma Bernardi, ho detto, ma dove sta? Sta già, è passato, è andato avanti, non si è È andato visto. avanti, Non si è si è visto sgranato. il suo Beh, passo, sai, purtroppo. probabilmente non vuole avere sorprese, no? Conosce la vecchia volpe e quindi si sta lanciando avanti. Il distacco è diventato importante, parliamo ormai, credo siamo sull'ordine degli 8-9 secondi fra i due. Quindi anche in questo caso situazione che si va cristallizzando per quanto riguarda le posizioni Sì, direi direttamente alle spalle dei una primi. gara 2, forse no, combattuta all'inizio, soprattutto nei primi giri, poi dopo invece un po' più morbida, no? Penso Perché anche comunque un po' di un po' più stanchezza, poi stanchi, sai, esatto, ci sta. la luce che non è più Ottimale, quella sì, ottimale, tante ecco qui. situazioni, insomma, è l'ultima gara della giornata, quindi chiaramente anche coloro che sono in pista in questo momento hanno dovuto aspettare fino adesso, quindi è normale con un programma così pieno che Sì. poi alla fine qualcuno fatichi un po' di più Comunque rispetto agli altri. Gregory Penna, cioè, faccio i miei complimenti per la guida, comunque essere la prima volta che gira a Varano, insomma, Si è ambientato ha subito, si fatto è ambientato un subito, bel direi. lavoro, come si suol dire, insomma. Si è ambientato subito, sta andando alla grande, mentre eccolo qui ancora la prima di È Picarotta, il che che come appunto hai detto, davanti Gregory, no? Eccolo là. si prepara Picarotta a questo punto a cercare in qualche modo di avere ragione di Ceci. Il duello potrebbe ancora riaprirsi fra i due, però, perché tra Penna e Picarotta non è detta l'ultima. È Vediamo un po' davanti quanti. Ficarotta, Ma ma sta almeno a 3 secondi. Vediamo un po' che 2-3 secondi sono succede. quelli di distacco Pesanti, di Ivano. pesanti, Sì, certo. insomma, l'ultimo giro 2 secondi, a meno che non c'è un errore davanti di qualcuno. Intanto Ivano che Ancora passa, Ivan. sì, all'ultimo Siamo al giro. giro, ultimo giro, ultimo giro. Ivano si prepara praticamente al giro Pino però è d'onore perché rimasto lì, comunque non c'è tutto questo gap tra Ivano e Pino, è rimasto lì, evidentemente Sornione, il buon Pino, una volta che ha avuto ragione di Teodoro, rimane comunque lì dietro, non si dà per vinto. Certo, ribadiamo ancora una volta, parliamo di due primi classificati per quanto riguarda il discorso di classe, no? Sì. Perché per quanto riguarda Ivano si tratta del Primo della primo veloce, della esatto. veloce, mentre Pino è il Primo primo della della potente. potente, quindi può amministrare il risultato anche Pino, ma probabilmente la voglia di arrivare davanti a un pilota come Ivano c'è, cioè, no? Perché va da sé che se
sarebbe un gran gusto per lui. Assolutamente. Ivano è sempre un po' il mattatore, la bestia nera di tanti piloti, per cui pilota assolutamente veloce, caparbio, efficacissimo, per cui è chiaro che combattere con lui è sempre un onore, ma siamo veramente alle fasi finali, a bandiera a scacchi che si prepara a salutare l'arrivo. Due Bello, una volte ruota e in olè. pista in questo 2020 Ivano, due Una volte ruota pure vincitore alla io. grande. Stanchi, sono stanchi, cioè. Gran gara, beh, decisamente, bucature alle sue spalle, giustamente notavi Francesco, un ritardo non eccessivo, decisamente inferiore rispetto alla Sì, gara sì. precedente, inferiore ai 3 secondi, attendiamo il passaggio, dovrebbe arrivare ora Nicolas Di Teodoro con il suo team 90 gradi, BRT 1220 per lui, il ritardo un po' pesante, ma d'altronde abbiamo detto ha un po' mollato la presa a un certo punto perché Beh, sì, ci non sta. c'era motivo di forzare e col Pier Giovanni 70. e Bernardi che comunque alla fine ha dato un Quarta bel piazza. quarta piazza, secondo della veloce, un bel distacco a Vernarelli alla fine, eh. In Eh gara sì, 1 eh sì. era più basso il distacco. Comunque Vernarelli Qui sempre una gran direi gara. che cominciano un po' a Sì, volare i adesso coltelli in arrivano tutti. squadra, eh? Rovelli, Che dici? comincia Rovelli che ha avuto un passo più conservativo, ovviamente, sai, la caduta ti segna comunque. Certo, assolutamente. Alle spalle E di Rovelli, quindi quindi Gregory Penna chiude con un Ficarotta ottimo settimo posto esatto, è assoluto. passato davanti a Ficarotta si Ceci. alterna nella vittoria per l'Aprilia Cup 2V nei confronti di Alessandro Ceci. Luca Bassetto ottimamente decimo con la sua numero 7, Ed quindi ecco gran qua gara si per Pier segnala Giovanni Dessì Dessì. Ahinoi, col suo fuori Street causa sin dalla Fighter. partenza del Deve Piano. Vabbè, piano E piano questo anche è lui un tutta esperienza per po' lui, dai. l'epilogo di questo weekend qui a Varano dei Melegari. Francesco, non ci resta che dare appuntamento a tutti alla prossima ed ultima gara dell'anno, A quella che sarà Cervesina. 10 decisiva per la stagione, quindi Cervesina, e in bocca al lupo a 11 tutti ottobre e 2020. a risentirci per Cervesina al Tazio Nuvolari. Ciao. Con Pier Giovanni Leo al parco chiuso. Ciao, com'è Salve, andata? Ciao, salve. ciao. Sì, molto faticoso, due gare in una giornata, comunque divertimento, è andata bene, è andata meglio, sempre in crescendo, quindi soddisfatto, Bene. anche se sono arrivato penultimo, però comunque soddisfatto, ho migliorato molto, quindi la prossima volta cerchiamo di andare meglio. Bene, allora un felice ritorno a Roma. Grazie, grazie Grazie a a tutti te, voi, Leo. grazie, Grazie. grazie. Ciao, ciao. Ciao Vincenzo, Ciao, parco chiuso. e rieccoci. Contento? Salto a un primo posto, prima, secondo, ora primo. Perché mi serviva il casco. Siccome si è rotto, ho detto devo vincere per il casco. Bellissimo. Anche stremato, è un'emozione. Dai, tanta Bellissimo, soddisfazione. bellissimo. Ringrazio mia moglie che mi permette di fare questo, prima di tutto, la mia famiglia e gli sponsor. Mario Cosentino, Francesco Carollo, per avermi fatto fare questa bellissima esperienza. E in più vi faccio i complimenti agli organizzatori di questo trofeo spettacolare. Pista meravigliosa, tutto è andato come è giusto. L'importante è che Perfetto. nessuno si è fatto male. Bene. Dai. Bene, soddisfatto al 100%. Grande cuore. Al prossimo evento. Grazie mille. Spero di esserci. Dai, grazie mille. Compino Vocaturi. Sorridente, come Pronto sempre. a prova, pronto a prova. Cioè. Boh, dai, portiamo di nuovo la moto a casa sana e le ossa pure, tranne lui. Imola ti ha rincoglionito, Pino. È vero, è vero. Ho girato questo weekend, ho girato un secondo più piano. Ero troppo stanco, non ho recuperato il weekend di Imola. Mi ha stancato troppo Imola. E poi c'è stato scritto lavora, perciò. Ok, ma non avevi Quasi neanche. tutti lavorano, però io lavoro tante ore, sono Ma secondo cotto. me non avevi neanche voglia di recuperare, giusto? Troppo Si rilassato. vede? Sì che si vede. Noi lo capiamo, ormai ti conosciamo, eh. Sei un Sì, pilota, ma anche un amico, ormai ti capiamo benissimo. boh, sono venuto per l'amicizia, Certo, però non certo. avevo voglia, devo essere sincero, non avevo voglia. Infatti, boh, dai. L'importante è tornare a casa sani. Ci Certo. siamo divertiti un po', perché a Imola mi sono divertito molto di più. Grande cuore Pino, grazie, grazie, ciao. Meglio di gara 1 perché ero caduto e sono riuscito a rimettere la moto a posto e ho usato gara 2, diciamo, per verificare che tutto funzionasse bene, quindi ho alzato un po' il mio ritmo, ma è andata bene, dai. Concluso la gara, va tutto, la moto a posto, quindi per la prossima Mi sembra di aver sono. capito che è più una prova che una gara in questo caso. Sì, ho provato comunque a fare del mio meglio, ma.
sia la pedana del cambio che nella sua, poi sai, quando cadi un attimino, certo, devi riprendere le misure, ma è andata come volevo, quindi bene. Sei contento comunque? Sì, 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 sì. E noi per te, grazie, grazie mille. Grazie mille a voi. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao. Grazie Io! Se non ci fosse Corrado, Esatto.